Ciao, sono Iguair. Oggi parliamo di me nel video. Sono molto più di una telecamera con le ruote ed anche più di un robottino con la telecamera. Faccio divertire i vostri animali domestici e controllo la vostra casa. Eccolo qui, il piccolo Iguair si presenta come una sfera di 9,6 cm di diametro, peso 110 grammi, non è molto grande, quindi se avete cani di taglia grande tenetene in considerazione, potrebbero scambiarlo per una parla e masticarlo, è un cane medio che in verità non ci ha neanche provato. Design pulito, completamente liscio, facilissimo da pulire, quindi quando il vostro cane lo slecazzerà oppure per le ditate delle vostre mani, molto robusto, design molto curato, questo spoiler che vedete per esempio questo alettone non è casuale, tutto il design è stato pensato in qualsiasi situazione si trovi il libro, è sempre in grado di ritornare nella sua posizione orizzontale ed è fantastico, quindi può andare in giro per casa, giocare con i cani, incidentarsi e sarà sempre in grado di rimettersi in piedi. Sulla parte anteriore troviamo la fotocamera da 1080p 30 frame per secondo, grande qualità, credetemi, mi ha stupito, la migliore vista tra quelle che vengono utilizzate per la sorveglianza domestica. Abbiamo anche un display con il quale Ibo interagisce con noi, ci mostra i suoi stati, ora vedete questo cuoricino di questo colore perché sta dormendo, se per esempio lo andiamo a svegliare cambierà colore e apparirà un'icona che ci segnala l'attivazione della fotocamera, tra l'altro è il logo di Instagram sputato proprio uguale. Nella parte superiore abbiamo invece il foro del microfono per ricevere l'audio dall'ambiente in cui si trova. Quest'altro foro invece è stato pensato per inserire alcuni accessori che troviamo in confezione, sono 5 piume di gomma di vari colori fatte per attirare l'attenzione dei nostri animali domestici, penso principalmente per i gatti, almeno nel mio caso è servito solo per il gatto, che l'abbiamo convinto solo con la piuma e con il trasmettitore laser, perché ha un laserino che trasmette e è una cosa che i gatti lo manda ai matti proprio. Al cane è bastato molto molto meno, come ha fatto un centimetro già è impazzito. Nella parte posteriore troviamo l'altoparlante, appunto perché abbiamo la possibilità quindi di fare una comunicazione a due vie, trasmettere la nostra voce oltre che ascoltare quella ambientale e fare proprio una conversazione con qualcuno in una stanza. Subito sopra invece abbiamo la fessura per la micro SD, e in confezione ne trovate una da 32 giga, un plauso a Enotech che l'ha inclusa, arriva quindi già bello e pronto per essere utilizzato, ma supporta micro SD fino a 256 giga, quindi potete fare un upgrade, visto che tutti i video e foto che vengono registrati con Libo vengono salvati proprio all'interno e solo tramite l'app sceglieremo cosa veramente trasferire sul telefono in base alle nostre necessità. Nella parte posteriore e inferiore vedete il sistema di movimento, sono dei cingoli, motori brushless che muovono questi cingoli gommati, si muove fino a un metro al secondo, tantissimo, schizza come un furetto, possiamo regolare la velocità per salvaguardare la batteria e non spaventare gli animali fondamentalmente. Non mancano tutta una serie di sensori anticaduta che gli evitano di suicidarsi dalle scale o dalla scrivania o ovunque esso si trova. Si orienta molto bene per la casa, ha un sistema IMU a 9 assi, è un acronimo che non conoscevo, che sta per unità di misura inerziale, fondamentalmente è un insieme di un giroscopio, oscilloscopio e magnetometro che gli permettono di orientarsi nell'ambiente. Effettivamente, pur non avendo per esempio il sensore LiDAR come lo siamo abituati a vederlo sui robottini, si muove con cognizione, riconosce gli ostacoli, il riconoscimento ostacoli addirittura è talmente accurato che io l'ho disattivato perché era troppo limitante, invece mi piace che arrivi un po' ovunque, si infili sotto i mobili e tanto, ecco appunto, anche se si ribalta fondamentalmente torna sempre dritto, quindi non ce n'è una grande necessità, quindi ottima comunque sia la navigazione che gli permette tra l'altro di tornare in modo stupefacente alla basetta, che è questa qui, così con l'occasione ve la mostro, ha anche un biadesivo per fissarla al pavimento, infrarossi che gli permette quindi di essere ritrovata all'interno della casa, molto più di quello che mi aspettassi, perché appunto non ha una vera mappa di casa, o comunque non credo l'abbia o non sembra averla, sull'app non c'è sicuramente,
in quasi tutte le condizioni è sempre in grado di ritornare alla casa. Vediamo, ora gli faccio. Eccolo qua, adesso lui, gli abbiamo detto di andare a casa, è un po' disorientato perché l'ho spostato ovviamente da dove è partito. Tac, e risale sulla sua basetta e credetemi, la trova veramente molto spesso. Avete sentito la sua vocetta? Ogni tanto parla in inglese, e ancora anche alcune sue funzioni sono solo in inglese, altre fondamentalmente usa questi gemiti, questo suo linguaggio un po' strano, a cui vi abituerete tutto sommato. All'inizio un po' è infastidiva, ma poi diventa una sua caratteristica. Dal punto di vista quindi tecnico del design, vi ho detto tutto, vi mostro adesso invece come funziona. Non c'è miglior modo per farvi vedere le sue funzionalità andando a sfogliare proprio l'applicazione, visto che è ricca di impostazioni e tante belle cosucce. E quando abbiamo l'applicazione la troviamo in questo stato, con questa schermata, perché di fatto è una telecamera di videosorveglianza, quindi rimane sempre accesa anche quando è in carica. Possiamo comunque scegliere di mandarla a dormire. Ecco, già vedo Maya che gironzola. Ora l'andiamo a disturbare, però prima vi faccio vedere le funzioni, le impostazioni su questa schermata. Partendo da in alto a sinistra abbiamo le impostazioni. La gestione del Wi-Fi supporta reti fino da 2,4 GHz e 5 GHz, quindi massima compatibilità. Io ho preferito la 2,4 perché anche se è una banda inferiore, quindi ogni tanto il segnale video non è proprio al massimo, mi permette di raggiungere alcuni angoli della casa dove col 5 GHz non arrivo a pieno. E ovviamente ci vuole un bel segnale per godere di questo device. Volume, regoliamo il volume degli avvisi sonori, luce degli occhi, il display, quindi che vi ho mostrato, impostare un periodo di non disturbo in cui il robot sospenderà tutte le sue attività e addirittura scegliere la codifica audio tra l'H265 e 264. Invita i membri ci permette di condividere l'applicazione e l'accesso quindi con altre persone, altri familiari in varie modalità. La cosa interessante è che possiamo scegliere anche i permessi che hanno a disposizione, possiamo autorizzare a controllare il robot o solo vedere la telecamera e impostare anche un tempo di condivisione perché magari l'abbiamo data a un ospite o qualcuno che ce lo controlla in un determinato periodo, ma resta comunque una telecamera sulla nostra casa, quindi è giusto che non sia illimitato il controllo. Su file multimediali invece troviamo tutti i file che abbiamo registrato, foto e video, che sono salvati sulla microcard del robot e che possiamo quindi scaricare sul telefono solo quando ci interessano. E andando avanti, nella sezione sicurezza abbiamo tutto quello che è relativo alla videosorveglianza, proprio visto che di questo si tratta fondamentalmente. E abbiamo alcune impostazioni circa quando è in ricarica, quindi ferma sulla base, e scegliere quindi una sorveglianza da che ora, per quanto tempo, quante volte ripetuta durante la settimana, o meglio in che giorni della settimana, e anche che cosa deve sorvegliare, quindi se un movimento sulla telecamera o una persona o un cane ci vengono segnalati. Stessa cosa lo possiamo fare anche quando è in crociera, quindi impostando un orario in cui il robot si muoverà per massimo 3 minuti, c'è questo limite, sinceramente non so perché. Possiamo scegliere anche se deve essere ripetuto durante la settimana e anche la modalità che scegliamo, quindi solo persone, solo animali o tutte o entrambe. Andando avanti abbiamo una sezione a proposito di Evo, che è fondamentalmente una schermata che riepiloga tutte le caratteristiche e le impostazioni. Interessante il rapporto dispositivo, abbiamo la possibilità di eseguire una diagnostica interna del prodotto e anche ovviamente aggiornare il robot stesso. I pet è una sezione molto carina e qui inizia l'interattività con i nostri animali domestici. Possiamo, oltre che personalizzare questa schermata con un colore diverso, creare delle attività, massimo 7, in cui ora già ne avevo una, ne creo un'altra. Possiamo scegliere cosa deve fare se svegliare i nostri animali, interagire con famiglia o animali, se deve essere ripetuto uguale durante la settimana, e cosa deve fare. Quindi andrà a fare dei video, delle abilità, o semplicemente si muoverà all'interno della casa, o semplicemente, ecco, io lo lascio sempre random, così fa quello che vuole. Da che ora deve farlo, l'effetto sonoro che produrrà durante queste attività, se deve avere il laser attivo anche, e anche la durata.
da random fino a 5 minuti massimo. Quindi lui durante il giorno, ogni tanto, a seconda delle impostazioni che farete, lui andrà più che altro a cercare di interagire con i vostri animali domestici. Torniamo indietro. Ah, e ovviamente abbiamo qui su anche tutto un log delle attività che hai eseguito, quindi possiamo anche controllare cosa ha fatto e non ha fatto. Promemoria invece ci permette di utilizzare proprio il robot come un promemoria, di bere l'acqua, andare a dormire, e un'eventuale riunione, insomma, sono una serie di cose e ci farà un annuncio al determinato orario che vogliamo. Verremo anche notificati di questo, quindi se non avessimo ricevuto l'avviso da robot, comunque ci arriverà sullo smartphone. L'avviso che dà è in inglese, insomma, questo non è personalizzabile. Su Memo invece abbiamo una sezione dove fondamentalmente possiamo mettere promemoria nostri interni, non ha nulla a che vedere con l'interazione con i robot. Infine, istruzioni Air, invece qui troviamo una serie di tanti video che ci permettono un po' di capire le potenzialità di questo robot. È una piccola guida video in sostanza. L'interfaccia di controllo di movimento è veramente facilissima da utilizzare, sembra un drone con la vista in prima persona e abbiamo un joystick per muoverci che possiamo anche personalizzare insieme ad altre cose, come la velocità di spostamento, il volume dell'altoparlante, appunto il pannello di stealth può essere sia singolo che doppio, messo a destra, a sinistra, attivare i sensori anticaduta, rilevamento ostacoli, addirittura il feedback tattile ci riconosce quando lo solleviamo e fa delle vocine, e possiamo impostare il tipo di tracking che vogliamo utilizzare, persone, animali, anche che tipo di animali e se farlo in modalità gioco oppure semplicemente trovare gli animali. In questo momento facciamo un semplice tracking, vediamo un po' se. Allora, io con questo attivo il tracking, lui parte, ecco, da solo, non sto controllando, e sta andando alla ricerca di un animale. Io in verità sospetto che siano in camera da letto a dormire. Facciamo una bella cosa, togliamo il tracking e proviamo a chiamarlo, vediamo se si presentano uno dei due. Attiviamo il microfono, eccolo, in salone non ci sono sicuramente. Allora, proviamo a chiamarli. Maya, Maya, Spank, Maya, Maya, Spank. Guarda chi c'è, guarda chi c'è. Guarda, c'è Ibo. Ecco la Maya. Ecco Maya. Ciao, amore di papà. Ciao, vuoi giocare con Ibo? Vuoi giocare? Ora vi faccio vedere, ecco, attivando invece il tracking. Adesso è troppo vicino, ecco, la sta cappottando. attivando il tracking e riconosce l'animale, vediamo un po', eccolo. Adesso è veramente troppo vicino per riconoscerlo. Eccolo qui. Allora, attiviamo il tracking. Si è andata a nascondere, non mi ha dato neanche modo di. Eccolo qua. Ecco, comparso questo rettangolo che lo sta, ecco, lo sta seguendo nella camera da letto. Adesso poi lo andiamo a disturbare con qualche giochino. Qui abbiamo anche una serie di altri pulsanti: attivare il laser, scattare la foto, avviare la registrazione di un video e anche attivare l'altoparlante. Possiamo ascoltare quello che succede nella camera, oltre in modo separato dal microfono, quindi o a due vie o semplicemente spiare la stanza. E possiamo invece con questi quattro controlli in basso a destra fare uno scatto in avanti, oppure, ecco, disattiviamo l'audio, oppure fare un giro su se stesso, o fare uno sgrullamento con questo in basso, o il pulsante su di destra per tornare a carica. Questo invece pulsante attiva tutta una serie di trick, il moonwalk e altri giochini, alcuni con laser, alcuni senza, che ora vi faccio vedere. Ecco, vediamo un po'. Sono più interessati a giocare tra di loro. E gli possiamo far fare qualche trick, vediamo un po' Maya se è interessata, è più interessata alla telecamera. Ecco, vedi, con il laserino. Hai visto? Spank è un po' più timido.
così fagli fare l'otto, Ari. Ed eccoci per le consuete conclusioni per Libo Air, che per occasione è tornato qui da me. Sono passati 2 giorni, ho preso un brutto raffreddore, scusate la voce nasale, non ci si può fare niente. Sono mali di stagione, come si dice. Dicevamo, le conclusioni per Libo Air, che come abbiamo visto è una fantastica telecamera di sorveglianza motorizzata, quindi che potremo portare in giro per casa, ma è anche in grado di girare in modo autonomo alla ricerca di persone e gli animali. Abbiamo visto tutta una parte di intelligenza artificiale rispetto alla versione SE per interagire con gli animali. L'ho apprezzata molto come telecamera di sorveglianza, è molto robusta, funziona bene, qualità video fantastica ed è veramente molto utile. La parte dell'intelligenza artificiale e appunto dell'interazione con gli animali funziona ugualmente bene, diciamo che l'utilità lascia il tempo che trova, è una parte giocosa di questo device, quindi poi sull'utilità è una questione anche molto soggettiva. Diciamo che per noi è stato un entusiasmo iniziale anche da parte degli animali, che è andato un pochino poi un po' scemando. Ciò nonostante mia figlia mi ha detto assolutamente non la dare via, teniamola che mi piace, e che comunque l'avrei tenuta, perché come dicevo sono sempre stata alla ricerca di una telecamera per seguire gli animali, perché ho 3 telecamere in casa ma non bastano a monitorare tutta la casa, e mi sono sempre chiesto se esistesse una telecamera del genere, e mi sono stupito quando me l'hanno proposta, perché è esattamente quello che cercavo. Insomma, per quanto mi riguarda è promossa. Il prezzo, 229 euro, è importante, considerate che la versione SE senza l'intelligenza artificiale costa 100 euro in meno, quindi magari valutate anche di cosa avete bisogno. E il prezzo poi ogni tanto va in offerta, bisogna dirlo, potremmo avere anche dei coupon, controllate qui in descrizione oppure sul nostro canale di sconti su Telegram e WhatsApp, Sconti Today, trovate sempre i link in descrizione. C'era veramente molto da dire su questo robot, non spero di non aver tralasciato qualcosa, come al solito sono a vostra disposizione sui commenti, scrivetemi che sono felicissimo di rispondervi. Da Simone è tutto, ci vediamo al prossimo video, ciao!